Io credo che in momenti come questi siano molto utili per la facoltà di giurisprudenza, nel senso che nelle diverse vesti ci occupiamo di leggi tutti i giorni, leggi di diverso tipo, di leggi, ma capita di rado di interrogarsi da storici, ma non solo da storici, in questo caso le implicazioni filosofiche e teoriche sono evidenti, sulla nozione di legge, come è nata, come si è sviluppata e soprattutto perché ad un certo punto è nata. Noi stiamo ragionando, chi sul versante ateniese, greco e per quanto riguarda sul versante romano, stiamo ragionando di un secolo, il V secolo avanti Cristo, che è un secolo decisivo per la storia non solo giuridica di tutto l'intero mondo occidentale. Antigone, l'Atene di Pericle, che tanto evocativa per la democrazia nei secoli a seguire, a Roma si vivono fenomeni simili. Nel senso che il tema della legge a Roma nasce esattamente al centro di una asperrima battaglia politica e di classe. Nel 510 avanti Cristo vengono cacciati i re, viene cacciato l'ultimo re, Tarquinio il Superbo, su cui torneremo, che è una figura interessante, vedete, per la legge proprio, e si instaura una repubblica, che però è una repubblica oligarchica, è una repubblica aristocratica, comandano i patrizi, la faccio semplice, hanno tutto il potere, le cariche politiche sono tutte patrizie, le decisioni sono tutte patrizie, l'economia è in mano ai patrizi con la distribuzione dell'ager publicus, cioè della terra conquistata dall'esercito di Roma, e c'è un enorme problema, quello del debito, che porterà a infiniti scontri e poi anche a una serie di riforme quando ci sarà una parificazione tra gli ordini patrizi e plebei. In questo contesto di lotta asperna, cioè per dare un'idea, i miei studenti, quelli che hanno seguito i miei corsi lo sanno, c'era il divieto di matrimonio, il divieto di connubio tra patrizi e plebei, una sorta di apartheid dei plebei per i patrizi. Bene, in questa situazione irrompe il tema della legge. Diogenes di Carnasso, ci ha ricordato, ci dice una cosa interessante, e cioè: una volta cacciati i re, dice Dionigi, pochissime leggi erano scritte, e cito testualmente, solo i patrizi le conoscevano. Quindi c'è il primo problema, la conoscenza della legge, la conoscenza materiale, cioè sapere che cosa dice la legge e qual è la sanzione nel caso della trasgressione di un eventuale precetto. A questo punto inizia la battaglia da parte dei plebei per avere la legge scritta. Inizia un personaggio che non è passato alla storia, ma in realtà è di più importanza, tribuno della plebe, cioè capo politico dei plebei, Terentinio Arsa, e cioè capo plebeo che chiede al patriziato, in particolare al Senato, patrizio, massima carica politica, chiede al Senato di nominare 5 uomini per scrivere le leggi. Dice Dionigi, in questo caso anche Livio sono concordi, dicono: obiettivo era quello, ancora una volta cito testualmente, di contrastare gli abusi dei patrizi e dei loro magistrati. Quindi è un compito squisito, un obiettivo squisitamente politico: limitare il potere dei magistrati, cioè dei cari consoli, per capirci, che erano patrizi e solo patrizi. Il Senato non dice di non prendere tempo, trova infinite scuse, e sino a quando la proposta sembra decadere. È una proposta dirompente quella di Terentinio, una proposta rivoluzionaria. I plebei a questo punto, sono passati 10 anni, nel 450
diciamo, calano le pretese, e cioè chiedono sempre leggi scritte e pubbliche, ci arriveremo, ma c'è un compromesso con il patriziato: i patrizi accettano la legge scritta a patto che la scrivano i patrizi mezzi. Vengono, non i plebei accettano, perché il valore preeminente in quel momento non era la legge scritta. Scrivetela voi, ma è tanto che sia una legge certa. E Dionigi, sempre lui, guardate come torna il tema anche di Antigone, tutto quello che abbiamo sentito. Dionigi dice: l'alternativa era tra chi invocava, sto citando testualmente, tra chi invocava si governasse sulla base di leggi e quanti invece volevano che si continuasse secondo la tradizione dei padri. È esattamente il dibattito che si sta svolgendo alla fine. È chiaro che Dionigi e anche Livio caricano, scrivono in età augustea, caricano la vicenda del decennato legislativo, cioè delle, quelle che diventeranno le 12 tavole, di valenze ideologiche molto forti, che sono quelle che poi sono, nel frattempo sono arrivate alla Grecia. Ma loro percepiscono, gli storici romani percepiscono questo scopo. Bene, succede una cosa enorme. Guardate, è un unicum della storia del mondo giuridico. E cioè, vengono nominati 10 uomini, i cosiddetti decemviri, incaricati di scrivere le leggi. Ma questi che hanno l'incarico di scrivere le leggi prendono il posto di tutte le altre cariche politiche che vengono congelate. Non ci sono i consoli, non c'è più nessuno. I decemviri che devono, pensare, hanno un compito tecnico, vista con gli occhi dei moderni, devono scrivere le leggi. I decemviri hanno tutto il potere politico. E guardate, una cosa gigantesca è che i decemviri non hanno nemmeno l'obbligo di sottoporsi, in caso di condanna a morte, perché hanno il potere di vita o di morte sui cittadini, neanche il dovere di sottoporsi all'appello al popolo, la cosiddetta provocazione del popolo. Per cui qualunque cittadino romano condannato a morte dal console poteva appellarsi all'assemblea popolare. I decemviri non hanno nemmeno questo limite, possono fare quello che gli pare. E cioè, i romani percepiscono scrivere le leggi come un evento che cambia, Livio dice, mutata forma civitatis, cioè cambia la natura costituzionale della città. Per scrivere le leggi bisogna dare tutti i poteri a questi 10 uomini, tutti i patrizi. L'esito è un esito strepitoso. Perché questo primo decemvirato, poi ce ne sarà un secondo che ci interessa meno, il primo decemvirato produce 10 tavole, poi saranno 12 alla fine, 10 tavole nel consenso generale. Le tavole, con scritte le leggi, vengono affisse nel foro affinché, dice grande giurista come Pomponio nel secondo secolo dopo Cristo, esse possano essere conosciute da tutti. Sembra della conoscibilità. Quindi scritte, pubbliche, conoscibili e aggiungo, certe. Perché una volta che in un testo non ci può essere una modificazione se non in una tradizione orale che avverrà molto dopo. È un testo certo, stabilito una volta per tutte. E l'obiettivo è concorde tutta la storiografia romana, sia quella giuridica che quella strettamente, appunto, gli storici. L'obiettivo è parificare gli ordini, arrivare alla eguaglianza tra i cittadini, perché la legge garantisce l'eguaglianza. Ora, il racconto proprio di Pomponio ci suggerisce un altro tema. Pomponio, giurista del secondo secolo dopo Cristo, che scrive una monografia sulla storia giuridica di Roma. Pomponio dice: i decemviri con questa legge, la legge delle 12 tavole, fanno sì, ve lo dico in latino facilissimo, quello da poco, et civitas,
fundaretur legibus, affinché la città fosse fondata sulle leggi. Questo è evidentemente un proclama ideologico su cui torneremo, perché vedremo che ha dei riflessi piuttosto interessanti. Per capire questo tema delle leggi facciamo un passo indietro. Tarquinio Superbo è il tiranno per eccellenza. Nella storia successiva di Roma addirittura si crea un crimine che è la perpetratio regni, cioè il desiderio del regno. Il Cesare rifiuta il regno perché la parola stessa è odiatissima dai romani, proprio perché c'è il ricordo di questo tiranno tremendo. Come esordisce Tarquinio Superbo appena prende il potere? Tra l'altro, modo si dice un po' truffaldino, distrugge le tavole delle leggi del suo predecessore Servio Tullio. Quindi non si limita ad abrogare la legge già promulgata, ma compie un gesto materiale, cioè la distruzione delle tavole. E cioè Tarquinio, tiranno, odia le leggi. E attenzione, c'è un testo di Livio che è di una potenza che nemmeno durante la Rivoluzione francese si sarebbero sognati di inventare una cosa del genere. E cioè, Livio, dopo che viene cacciato da qui il Superbo, racconta che alcuni rampolli dell'aristocrazia romana, rimasti fedeli a Tarquinio, Tarquinio in esilio, sono rimasti fedeli, alcuni rampolli, figli dell'aristocrazia, e i figli dell'aristocrazia parlano tra loro di che cosa? Di quello che è successo dopo la cacciata del re. E dice: la differenza tra il regno e la repubblica è che il re è un uomo, sto citando Livio, e per ciò stesso si può ricavare da lui un favore, un beneficio. Lo stesso re può adirarsi e perdonare, distinguere tra amico e nemico. Questo è il re. Massima discrezionalità. La legge. Sono due parole in latino che sono stupende. È molto di meglio la vita, ma nell'ambito della storia del diritto sono due leges rem surdam inexorabilem esse, e cioè le leggi sono una cosa sorda e inesorabile. E aggiungono semafori che parlano da loro, sono figli dell'aristocrazia. E questa e le leggi salutoriorem meliorenque in ogni quanto tempi. E cioè le leggi sono più vantaggiose e utili al debole che al potente. E dunque loro che sono potenti odiano le leggi. Allora, la legge è percepita a Roma come un elemento, diremmo noi oggi, con parole democratiche, di eguaglianza. Come arriva a Roma tutto ciò, questa ideologia della legge? Arriva dalla Grecia, ma arriva per una via non diretta, arriva attraverso le colonie greche dell'Italia, l'Italia meridionale, la cosiddetta Magna Grecia. Noi possediamo racconti mitici di legislatori mitici, Zaleucoro a Locri, Caronda a Catania, Diocle di Siracusa, che sono legislatori, diciamo, più o meno mitologici. C'è un piccolo particolare, e cioè che un grande studioso contemporaneo, Paolo Cocetti, ha raccattato, riordinato e studiato frammenti epigrafici, quindi non leggendari, sono testi scritti, dove ci sono, tratti dalla Magna Grecia, pezzi di leggi che, essendo incise su bronzo, erano evidentemente anche ammesse nei fora rispettivi delle città della Magna Grecia. E cioè tra il VII e il VI secolo, già il tema della legge scritta pubblica esiste in Italia. Non a caso il tema della delegazione citata da Dursi, dei decembri, che quando devono scrivere le leggi, secondo alcuni vanno ad Atene, secondo me è una volontà, hanno
le colonie greche saranno arrivate in Italia, vanno a informarsi, vanno a studiare la legislazione greca. E badate, sempre in Magna Grecia c'è una fonte esattamente di quegli anni, Pindaro, che nasce nel 518, muore nel 438 l'anticristo, grosso modo, quindi siamo esattamente in quegli anni. Pindaro scrive celebrando il tiranno Gerone di Siracusa. Tiranno Gerone che fonda una nuova città, la città di Vietna, che sorge sulle ceneri di Catania, cioè la Catania. Bene, Pindaro dice, Gerone fonda la città, Etna, fonda en nomis, la fonda sulle leggi, fondata sulle leggi. E cioè esattamente, et funderetur legibus, quello che abbiamo letto per le 12 tavole, la fondazione della città attraverso le leggi. Per l'ideologico per eccellenza, evidentemente.